gruppo FCA non smette mai di stupire. Ed ecco, inaugurato nell'ex officina 81 di Via Piava a Torino, l'Heritage Hub, un ambiente sospeso tra passato e futuro che ospita il dipartimento FCA Heritage e la sua missione di tutela dell'inimitabile patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo. Quest'area non risponde semplicemente alla naturale esigenza di un ambiente di lavoro moderno e stimolante, ma rappresenta uno spazio polifunzionale, un luogo di narrazione legato al territorio dove esprimere al meglio la missione di FC Heritage, ovvero tutela, divulgazione e promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA. Heritage Hub nasce in un edificio evocativo ed evoluto, dove interazione e connettività restituiscono uno sguardo attuale alla storia gloriosa di Fiat, di Lancia, di Abarth, i marchi più strettamente legati al territorio torinese, e di Alfa Romeo. L'ambiente originale è stato oggetto di un accurato restauro conservativo che ne ha rispettato la natura industriale, i colori storici, senape verde, la pavimentazione in cemento, il reticolo di pilastri metallici. Alzando lo sguardo si può ammirare la mostra sospesa sulla storia di Mirafiori, un percorso di pannelli fotografici e testuali che racconta le vicende più significative dello stabilimento attraverso una fruizione coinvolgente e intuitiva a 80 anni dalla sua inaugurazione. Inoltre, all'interno dell'hub trovano spazio tutti i servizi e i prodotti firmati da FC Heritage e l'esclusiva vetrina di Related by Creators, il progetto che certifica e riporta la bellezza originaria alle vetture storiche, rendendole disponibili per la vendita. Ma certamente la sorpresa più significativa riguarda l'inimitabile esposizione di automobili. I 15.000 metri quadri di Heritage Hub ospitano infatti oltre 250 vetture, autentici gioielli della collezione di FC Heritage, alcuni mai mostrati in pubblico, che rendono la struttura un luogo di formazione ed emozione. Non uno spazio museale tradizionale, quindi, ma un vero e proprio archivio tridimensionale in costante arricchimento e un incubatore di idee che sarà possibile ammirare attraverso visite guidate. L'area centrale dello spazio accoglie 8 mostre tematiche, ciascuna delle quali ospita 8 vetture di epoche e marchi diversi. La più antica risale al 1908 e la più moderna al 2008. Un secolo di storia, insomma, in 64 automobili, apparentemente lontane tra loro per tipologia, età e marchio, ma capaci di rappresentare concretamente il tema dell'area di appartenenza, secondo un criterio dispositivo innovativo. Diverse le aree tematiche presenti, a partire dall'Archi Stars, un'area dove l'attenzione è rivolta all'architettura delle automobili, nei casi in cui, in maniera preponderante, le esigenze funzionali e produttive hanno indirizzato il progetto. È il caso, ad esempio, della Lancia Lambda, la prima vettura al mondo ad adottare una scocca portante, vanto di Vincenzo Lancia, e della Lancia Flavia, primo modello italiano dotato di trazione anteriore e freni a disco sulle quattro ruote. Non mancano le creazioni Fiat pensate per la famiglia, dalla Fiat 500 Topolino all'esordiente Dante Giacusa, alla 600, la vettura della famiglia per antonomasia negli anni del boom economico italiano, sino alle Fiat Panda 1, due tra i lavori di maggior successo sul tema della moderna utilitaria. Altra area tematica è la Concept and Fuoriserie. Qui le automobili raccolte mostrano carrozzerie e allestimenti originali e oscillano fra l'utopia delle dream car e la dimensione più concreta delle concept car e delle fuoriserie, come della tradizione della carrozzeria italiana, capace di personalizzare le vetture e renderle uniche. In quest'isola tematica sono quindi riuniti esempi diversi, dalle Fiat 130 familiare e Panda Rocco Moretti, entrambi appartenuti ad esponenti della famiglia Agnelli, che prevedono allestimenti particolari sulla base di vetture di normale produzione, con inedite estensioni delle modalità d'uso, all'Abarth 2400 Coupé Alemano di Carlo Abarth, sino alle preziose Lancia Astura Farina e Flaminia Coupé Loraimo. Altra area tematica è la Eco and Sustainable, riflettori puntati qui sui progetti del gruppo Fiat che sin dai primi anni 70 hanno avuto a cuore le questioni ambientali, con l'obiettivo di realizzare veicoli in grado di limitare il loro impatto in fase di produzione, di utilizzo e di smaltimento. Attraverso un modello incentrato sull'economia d'uso e l'ottimizzazione della produzione,
FIET ha infatti intrapreso programmi di ricerca che hanno permesso di mettere a punto soluzioni e tecnologie via via trasferite sull'intera gamma. Spiccano qui infatti prototipi di vetture compatte elettriche come la X123 del 1974 e l'EcoBasic del 1999, gioiello di ingegnerizzazione anche per quanto riguarda motori e componenti. Ecco poi l'area tematica Epic Journeys, dove l'automobile non è un semplice mezzo di trasporto. Nel tempo, i viaggi sulle quattro ruote infatti hanno assunto una dimensione antropologica capace di evocare l'idea di libertà e indipendenza. Il viaggio in auto oggi è evasione, avventura, desiderio di conoscenza, ma anche sfida e competizione. Battere nuove strade è il modo migliore per verificare la funzionalità di ogni veicolo e dei suoi componenti, per testarne il funzionamento in condizioni limite, prevenire possibili anomalie e dimostrare l'affidabilità. La sezione raggruppa una selezione di automobili che si sono rese protagoniste di avventure straordinarie, dall'esemplare della Fiat Campagnola AR51 che ha attraversato l'Africa da Città del Capo ad Algeri nel 1952 nel tempo record di 11 giorni, alla Fiat 1100e che nel 1953 ha compiuto il primo giro del mondo a guidatore singolo, percorrendo oltre 72.000 km. Passiamo dalla Fiat 124S che nel 1970 raggiunse in 50 giorni il Capo Nord da Città del Capo, alla Fiat 131 Abarth Diesel che nel 1977, prima ancora del lancio commerciale, vinse il Rally Londra Sydney, dalla Lancia Delta HF Integrale, gruppo A, vincitrice con Mickey Biason e Tiziano Siviero del Rally Safari del 1988, alla 500 Overland che nel 2008 ha ripercorso il tracciato dell'iconica Pechino-Parigi al seguito della carovana di Overland. Altra area tematica è rappresentata dal Records and Riches. Il mondo delle competizioni qui rappresenta da sempre uno stimolo costante per progettisti e tecnici a ottenere prestazioni sempre più elevate, a mettere a punto propulsori, dispositivi meccanici ed elettronici più efficienti ed affidabili, ad affinare l'aerodinamica delle carrozzerie. Ebbene, in questa sezione sono riunite automobili che hanno contrassegnato la partecipazione alle corse di velocità, di durata e i tentativi, superati con successo, di battere record mondiali. Le video auto più antiche, la Fiat S61 e la 12HP Alfa Sport, versione da competizione della prima vettura costruita dalla Lancia, sono state entrambe prodotte nel 1908. Accanto a questi modelli un esemplare della Lancia D50 da Formula 1, tre delle più gloriose vetture da record realizzate dall'Abarth negli anni 50 e 60, e due campionesse delle gare di Endurance, la Lancia Beta Monte Carlo Turbo ed LC2. Ecco poi la tematica Small and Safe, dove massima sicurezza e dimensioni contenute sono rappresentate, il tema sul quale i marchi Fiat e Lancia si sono sempre confrontati sin dal secolo scorso. Ad esempio già nel 1933 l'introduzione della scocca portante sulla Lancia Augusta, prima vettura chiusa al mondo ad adottare questo rivoluzionario brevetto, contribuì all'incremento della rigidità torsionale per una maggiore sicurezza in caso di urto. L'innovativa architettura venne ripresa nella successiva Ardea, prodotta a partire dal 1939 e abbinata alle sospensioni anteriori del tipo a ruote indipendenti, a ulteriore beneficio della tenuta di strada e delle prestazioni dinamiche. La ricerca Fiat sul tema delle vetture sicure e di dimensioni compatte è testimoniata da alcuni interessanti prototipi, come il Fiat City Taxi del 1968, vettura a uso pubblico con inedita fiancata asimmetrica, e gli SV1500 ed SV2000, opportunamente progettati per analizzare la sicurezza e la resistenza in caso di collisione. Le ultime due aree tematiche sono lo Style Max, dove vengono riunite alcune automobili di epoche diverse che per caratteristiche e personalità hanno rappresentato in modo efficace l'identità dei rispettivi marchi di appartenenza e hanno proposto contenuti stilistici innovativi che sono successivamente diventate delle vere e proprie tendenze. Si tratta di vetture entrate stabilmente a far parte dell'immaginario collettivo, divenuta nel tempo veri e propri riferimenti nel campo del design automobilistico. Spiccano qui la Lancia Aurelia B20, archetipo delle berlinette Gran Turismo, e la prefigurazione del fenomeno vintage mediante il ritorno di forme e tipologie del passato, come nel caso della Fiat Marchetta. Mentre, nell'area tematica del Rally Hira, quello del rally è una disciplina che entusiasma milioni di appassionati in tutto il mondo, attratti dalla temerarietà di piloti, capaci di esprimere velocità e destrezza in contesti estremi, dalle vette innevate agli aridi deserti,
Proprio questi contesti hanno reso il mondo del rally un banco di prova duro e selettivo per le sfide tecnologiche più ambiziose. E a queste sfide non si sono ovviamente sottratti i marchi Lancia, Fiat e Abarth, che hanno inciso il proprio nome negli albi d'oro più prestigiosi. Nella Heritage spazio dunque alla Lancia Fulvia HF1006, che conquistò il Rally di Monte Carlo nel 1972, alla Menelistica Stratos Caffè HF, alla titolata Delta HF e ancora alle Fiat 124 Abarth Rally e 131 Abarth Rally. We'll be right back.